Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo anche che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che mi avete richiesto voi nel Google Docs. La protagonista di questo caso è una ragazza, si chiama Corey Parker. Corey è una ragazza cresciuta a Rochester, New York, ma decide di trasferirsi a Jacksonville, in Florida, perché sogna da sempre di vivere in un posto caldo. Per lei non è assolutamente facile lasciare i suoi genitori, ma sono i primi ad incoraggiarla a fare le sue scelte di vita e a inseguire i suoi sogni. Corey ne ha davvero abbastanza del freddo e a Jacksonville si sente immediatamente a casa. È uno spirito libero, ha una personalità magnetica e sa farsi voler bene da tutti perché Corey non giudica mai nessuno. Inoltre è molto gentile, simpatica e intelligente. Trova un appartamento a Jacksonville tra la 4th Street e la 50th Avenue North. Va molto d'accordo con i suoi vicini, abita accanto ad una giovane famiglia. Ashley, suo fratello Joe e loro madre vivono proprio nella casa accanto a quella di Corey. Corey fa sentire le persone a proprio agio. Infatti non ci pensa due volte a chiedere ad Ashley di andare con lei e una sua amica in spiaggia a divertirsi. Ashley ovviamente accetta immediatamente. Siamo nell'ottobre del 1998. Corey frequenta il college della comunità locale e lavora in un ristorante di nome Ragtime Tavern ad Atlantic Beach. La ragazza ha delle giornate cariche di impegni, non si ferma un attimo ed è molto responsabile, non arriva mai tardi a lavoro, finisce sempre il suo turno e a volte copre anche i turni dei suoi colleghi. Ebbene, a Ragtime, il locale in cui lavora la ragazza, c'è un lavapiatti di nome Eric che è cotto di lei e, ahimè, è anche un po' imbranato. Insomma, una sera Eric fa dei complimenti a Corey per il grembiule che indossa. Quando tutte le cameriere e i camerieri di quel ristorante indossano quel grembiule identico. Corey infatti si sente un po' in difficoltà e risponde qualcosa come «Beh, grazie, però sai, è quello che ci dà il ristorante». Eric subito aggiunge «No, no, no, ma intendo che a te sta davvero divinamente». E Corey, ancora più imbarazzo, dice «Ok, grazie Eric». Insomma, diciamolo, Eric non è così bravo a conquistare Corey. Non si può propriamente definire un Latin lover, diciamo così. Il punto è che Eric non ha problemi a parlare di Corey con tutti gli altri, con tutte le persone che lo circondano. In breve tempo, quindi, tutti sanno che Eric ha una cotta tremenda per Corey, che però, col tempo, sembra trasformarsi in ossessione, in quanto Eric davvero parla solo di Corey. Non parla di nient'altro, non ha altri argomenti di discussione se non Corey. Una sera che succede? Eric finalmente prende coraggio e chiede a Corey se gli piace la birra. Insomma, prova ad invitarla a bere qualcosa. Ma Corey lo blocca immediatamente dicendogli che preferisce non frequentare i suoi colleghi di lavoro. Ora, questa ragazza ha davvero tanti amici, passa senza difficoltà da un gruppo di amici all'altro. E di base quello che ama di più fare Corey è andare con loro in spiaggia. Arriva una sera in cui un gruppo di suoi amici sono lì a casa sua, stanno facendo quattro chiacchiere, stanno bevendo qualcosa, fino a quando alcuni di questi suoi amici le dicono che hanno notato che si sta chiaramente curando di più. Le chiedono spiegazioni e Corey ammette che si sta vedendo con un ragazzo. Si chiama David e Corey lo descrive come un ragazzo molto dolce e carino. La ragazza sta davvero molto bene, questo è uno dei periodi più felici della sua vita. David la fa ridere, sta molto bene con lui, frequenta un'università che le piace, ha un lavoro che le piace, ha un ottimo rapporto con tutti i suoi colleghi, ha tantissimi amici. Insomma, davvero, questo è un momento molto felice per Corey. Per il ringraziamento la ragazza decide di non tornare a casa. Come già vi ho detto, ama la spiaggia, adora abitare a Jacksonville. Sceglie quindi di rimanere in Florida anche per la pausa del ringraziamento. Anche perché, nonostante non debba andare a lezione, deve comunque lavorare al Ragtime Tavern. Nonostante ciò, la ragazza non sta con le mani in mano, sta organizzando una festa del ringraziamento con i suoi amici e colleghi di lavoro che, come lei, non tornano a casa per le feste e lo definisce il ringraziamento
degli orfani. Eric, il lavapiatti del Ragtime Tavern, è davvero un ragazzo alquanto strano. Corey non è attratta da lui, ma è comunque gentile. Diciamo che Corey è una ragazza davvero davvero sensibile. Non le piace far del male agli altri, offenderli o fargli rimanere male, quindi anche se magari c'è qualche ragazzo che le si avvicina e ci prova, lei non lo rifiuta mai con cattiveria, perché non vuole fare del male alle altre persone. Quindi, che cosa fa Corey? Con Eric si comporta in modo gentile e, ahimè, la gentilezza di Corey viene malinterpretata. Eric infatti lo prende come un segnale per spingersi oltre. Però ogni volta che ci prova, Corey si inventa una scusa e lo liquida in fretta. Mercoledì 25 novembre, Eric prova a chiamare Corey al telefono, ma nessuno risponde, dunque le lascia un messaggio sulla segreteria telefonica. Eric dice a Corey che sta preparando la cena del ringraziamento solo per loro due. Le dice che sta pensando a tutto lui. L'unica cosa che deve fare Corey è accettare il suo invito. Corey nel frattempo è a casa, sta preparando dei dolci e non ha risposto al telefono perché appunto era impegnata, aveva le mani tutte sporche di impasto. Nonostante ciò ha sentito benissimo che messaggio le abbia lasciato Eric in segreteria e non ha la minima intenzione di andare da lui per nessuna cena del ringraziamento. Arriviamo alla sera prima del ringraziamento, quando Corey va a bere e a divertirsi con dei suoi amici in un locale chiamato Ritz. Balla, ride, beve e si diverte molto. Molti amici sostengono che Corey emani una luce particolare. Non ha bisogno di flirtare con gli uomini o di darsi delle arie. Spicca tra chiunque abbia intorno. E non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua energia. Emana una luce speciale per cui è sempre al centro dell'attenzione. E non ha bisogno di mettersi in mostra o di fare scenate. Ha sempre gli occhi di tutti puntati addosso, a prescindere, qualsiasi cosa faccia. La sua amica Tiffany quella sera sarebbe dovuta rimanere a dormire a casa sua, ma cambia i suoi piani, così Corey torna a casa da sola verso l'una di notte. Arriva il giorno del ringraziamento e stranamente nessuno la sente. Corey dà buca ai suoi amici, che però non si preoccupano lì per lì. Pensano semplicemente che abbia trovato un modo migliore per passare il ringraziamento, quindi non si allarmano affatto. Quando però arriva venerdì 27 novembre e Corey non si presenta a lavoro, i suoi colleghi ed il suo capo si allarmano davvero tanto. Come già vi ho detto, Corey è affidabile. È difficile che manchi da lavoro, specialmente senza avvisare. Quindi il suo manager manda uno dei cuochi che lavorano al ristorante al suo appartamento per controllare che tutto sia a posto. Quando arriva a casa di Corey, il cuoco si rende conto che la finestra della camera da letto della ragazza è spaccata. Riesce però ad aprire la finestra abbastanza per spostare leggermente le tende e, ahimè, nota una gamba insanguinata sul letto. Spaventato, torna al ristorante e lo riferisce al direttore. Il manager, dunque, chiama la polizia. Gli agenti del dipartimento di polizia di Jacksonville arrivano ben presto sul luogo del delitto. L'appartamento si trova sul lato est, a piano terra di un piccolo complesso. La porta d'ingresso è chiusa a chiave. L'automobile della ragazza è ancora parcheggiata davanti al vialetto. Poi notano che la finestra della cucina è aperta. Così un agente scavalca ed entra da lì per andare ad aprire la porta d'ingresso ai suoi colleghi. Appena tutti sono all'interno della casa, iniziano a perquisirla. E in effetti, ad una prima occhiata, sembra tutto a posto, sembra tutto in ordine. Fino a quando arrivano in camera da letto e trovano, ahimè, il corpo senza vita di Corey Parker. È distesa verso un angolo del materasso. È senza vestiti ed è completamente ricoperta di sangue. La schiena è in parte appoggiata all'angolo del muro, come se si fosse poggiata sui gomiti, probabilmente nel tentativo di scappare e allontanarsi dal suo aggressore. Corey ha tentato di indietreggiare, pur non avendo via d'uscita. È presente del sangue che ricopre le pareti al di sopra del corpo di Corey, che peraltro è posizionato con le gambe aperte, nonostante non ci sia stata alcuna aggressione intima. Corey è stata accoltellata per 101 volte. La causa della morte sono stati due tagli alla gola. C'è da dire che effettivamente l'assassino si è accanito su Corey. Il medico legale che ha effettuato l'autopsia ha sostenuto che la ragazza aveva continuato a combattere il suo aggressore mentre veniva pugnalata. La ragazza aveva anche una ferita da difesa sulla mano, che indicava che aveva afferrato la lama del coltello. Le restanti
54 coltellate erano state inferte post mortem e molte di queste coltellate erano rivolte verso il viso e lo stomaco. Il numero dei colpi indica la rabbia furiosa dell'assassino, per cui la polizia pensa immediatamente ad una sorta di vendetta personale o comunque ad un legame molto intimo con la vittima. Gli agenti intervenuti lo descrivono come uno dei crimini più brutali che abbiano mai visto. Successivamente un altro agente nota che un'altra finestra della cucina risulta aperta e sulla soglia di quella finestra è presente del sangue. Come già vi ho detto, nel salone non c'è niente fuori posto. È tutto in perfetto ordine. Quindi la polizia ipotizza che la ragazza si trovasse già a letto nel momento dell'aggressione. Anche perché l'intero crimine sembra proprio essersi svolto nel letto. Lo slip della vittima è sul letto e su questo slip è presente un capello che sembra strappato o staccato. Inoltre i detective trovano un ennesimo capello in un calzino. I due capelli vengono ovviamente mandati al laboratorio per scoprire a chi appartengano. Ci vuole parecchio tempo per il test del DNA, perché siamo nel 98. Nel frattempo la polizia cosa fa? Interroga i vicini di Corey, scoprendo che nessuno aveva sentito niente la notte dell'omicidio. Sembrava che Corey non avesse urlato. Forse l'assassino l'aveva colpita direttamente alla gola per impedirle di urlare. Passa un po' di tempo e tutti gli amici di Corey, uno dopo l'altro, erano stati informati della sua ripartita. E a questo punto tutti gli amici di Corey avevano iniziato a chiedersi chi potesse essere stato. Nessuno riusciva a pensare a qualcuno che volesse ucciderla. A questo punto avevano iniziato a circolare delle voci su Tiffany, ossia una delle migliori amiche di Corey. Prima di tutto molte persone credevano e sostenevano che Tiffany fosse infatuata di Corey. Inoltre Tiffany sapeva cose sulla scena del crimine che solo l'assassino poteva sapere, in quanto queste informazioni non erano mai state rilasciate dai media. Tiffany però sapeva quante volte era stata colpita Corey, sapeva che le avevano tagliato per due volte la gola. Così la polizia giustamente decide di interrogarla. Tiffany era una delle ultime persone ad aver visto Corey in vita. Le due si erano salutate alla stessa ora la sera prima del ringraziamento, ma erano partite con due macchine diverse perché Corey era ritornata a casa, mentre Tiffany era andata in un altro bar per continuare a far serata. Tiffany sostiene che aveva chiamato Corey tra le 2:30 e le 3 del mattino, la notte dell'omicidio, senza ottenere risposta. Però Tiffany sarebbe dovuta andare a dormire da Corey, si era dunque diretta verso il suo appartamento. Ma Corey stava già dormendo, quindi Tiffany finalmente era tornata a casa sua ed era andata a dormire. A questo punto però si presenta un bel problemone. Dai tabulati telefonici non risultava affatto che Tiffany avesse chiamato Corey. Inoltre la ragazza non aveva affatto collaborato con la polizia e in tempo zero aveva assunto un avvocato. Così le autorità avevano ottenuto un mandato per il prelievo del DNA. A questo punto toccava al fidanzato di Corey, David Wilt, a finire sotto l'occhio vigile degli investigatori. I detective avevano chiesto al ragazzo di andare a casa di Corey per vedere se per caso c'era qualcosa fuori posto o ancora se qualcosa mancava dall'appartamento. Quando David era arrivato davanti alla porta della camera da letto, aveva indietreggiato dicendo: "Non voglio entrare lì dentro, vi darò il mio DNA, vi darò tutto quello che volete, ma io non voglio entrare lì." Le autorità in breve tempo avevano determinato che David, la notte dell'omicidio, si trovava a Pensacola con i suoi genitori, per cui era stato quasi subito escluso dalla lista dei sospettati. La polizia qualche giorno dopo aveva anche ricevuto una soffiata da qualcuno che viveva nella stessa zona di Corey. La ragazza infatti si era trasferita in quell'appartamento nel settembre del 1998 e una persona che viveva nel suo stesso isolato aveva notato la presenza di un guardone che spiava Corey e non solo dalle finestre. Ovviamente avevano fornito anche una descrizione alla polizia, ma non erano mai riusciti ad identificare questo uomo. Il 5 gennaio del 1999 i detective avevano deciso di risentire Tiffany e la ragazza a questo punto aveva puntato il dito verso un altro possibile sospettato e Tiffany si stava riferendo a uno dei colleghi di lavoro di Corey, palesemente ossessionato da lei, ossia
Eric. Eric è un cuoco e un lavapiatti del Ragtime Tavern e, come già vi ho detto, si era preso una cotta enorme per Corey. Continuava a chiederle di uscire con lui. I detective quindi si erano diretti verso casa di Eric, avevano bussato e quest'ultimo li aveva accolti in casa. Le autorità, guardandosi attorno, avevano notato delle macchie di sangue sulle lenzuola del letto di Eric. Inoltre, nel suo appartamento in Bella Vista c'era anche un coltello, però quel coltello era a fianco ad un cartone della pizza. Quindi io credo, come anche Erika ha sostenuto, che quel coltello lui l'avesse usato appunto per tagliare la pizza che poi si era mangiato. Però c'è un fatto: Eric aveva rilasciato davvero diverse dichiarazioni su quanto fosse innamorato di Corey. La polizia aveva quindi chiesto ad Eric se lui e Corey lavoravano insieme. Eric aveva annuito, aggiungendo: io però, sapete, volevo proprio licenziarmi. La polizia ovviamente aveva chiesto immediatamente perché. Se ricordate, Corey aveva detto ad Eric che non voleva frequentare colleghi di lavoro, probabilmente per toglierselo dai piedi, ma lui voleva licenziarsi per poter uscire con lei. Insomma, Eric era così innamorato di Corey che l'aveva invitata, come già vi ho detto, a cena per il ringraziamento. E anche se lei non aveva mai risposto al suo invito, lui aveva cucinato e aspettato che arrivasse, cosa che effettivamente lei non aveva mai fatto. Durante l'interrogatorio, inoltre, la polizia chiede ad Eric come avrebbe fatto ad uccidere Corey. Gli chiedono proprio: se fossi stato tu ad ucciderla, come avresti agito? Ed Eric aveva risposto testuali parole: non saprei, avrei aspettato che si mettesse a letto e poi gli avrei tagliato la gola per non farla urlare. Eric aveva detto quindi cosa avrebbe fatto se l'avesse uccisa lui. E la cosa incredibile era che l'assassinio immaginario da lui descritto corrispondeva esattamente a quello reale. Ma quindi era lui colpevole? Alla fine i detective avevano concluso l'interrogatorio chiedendogli un campione di DNA. Ed Eric aveva annuito e accettato di fornire questo campione di DNA senza problemi. Dopo aver prelevato i campioni di DNA, le autorità non potevano far altro che aspettare dal laboratorio i risultati del test. Dopo qualche mese erano arrivati tutti i risultati del test su tutti i potenziali sospettati. E la polizia si era ritrovata al punto di partenza. Nessuno dei DNA, quindi non quello di David, di Eric, né di Tiffany, corrispondevano a quello raccolto dalla polizia sulla scena del crimine. Il sangue sulle lenzuola di Eric si era rivelato essere della sua acne. Era la primavera del 2000 e i detective, in assenza di nuove piste, avevano deciso di includere tra i potenziali sospettati anche i vicini di casa di Corey. A questo punto l'indagine era ripartita da zero ed era emerso che nei primi interrogatori non era stato possibile verificare uno degli alibi, ossia quello di Joe, il vicino di casa di Corey. La polizia era dunque andata a bussare alla sua porta per chiedere anche a lui un campione di DNA e anche lui se lo era fatto prelevare senza problemi. In un primo momento non c'era nessun indizio che portasse la polizia a dubitare di Joe, fino a quando il laboratorio non aveva esaminato un paio di calzini ritrovati accanto al letto di Corey e avevano trovato incastrati in questo calzino un capello microscopicamente simile a quello di Joe. Le autorità quindi dovevano interrogare nuovamente Joe. La domanda era: dovevano considerarlo un sospettato per via di quel capello? I detective avevano detto a Joe: dai, ammettilo, dai, su, avevi una cotta per Corey, lei non ricambiava e tu non lo sopportavi. Joe aveva negato più e più volte, dicendo di avere una fidanzata. Era passato altro tempo ed era giunto anche luglio del 2000. La polizia stava ancora cercando di provare le accuse contro Joe quando aveva ricevuto una chiamata da Julia Sedgwick, che aveva cambiato tutto. Julia aveva detto alla polizia che nel momento dell'omicidio di Corey aveva in effetti parlato con Robert Denny. E attenzione, anche la polizia inizialmente aveva parlato con Robert. In quel momento viveva in un appartamento nell'isolato di fronte all'appartamento di Corey. I due appartamenti erano solo a 35 metri di distanza. All'epoca la polizia non aveva notato nulla di insolito. Robert aveva detto che non conosceva Corey, inoltre non aveva ferite visibili, quindi non era stato considerato un sospettato. Giulia però aveva raccontato di una conversazione che aveva avuto con
Robert nel gennaio del 1999. Spiega che una mattina Robert l'aveva chiamata alle 3:30 e le aveva detto che aveva bisogno del suo aiuto. Inizialmente era isterico, poi Robert si era calmato. Le aveva spiegato che c'era stato un decesso in famiglia e che doveva per forza tornare in Texas. Robert aveva chiesto l'aiuto di Julia per fare le valigie. Quando era nel suo appartamento le aveva raccontato di una cameriera che abitava in un appartamento lì vicino e con cui voleva uscire. Mentre diceva ciò, Robert era molto calmo. Le aveva indicato proprio l'appartamento di fronte al suo e Julia aveva scoperto solo l'anno dopo che in quell'appartamento ci viveva proprio Corey. A questo punto i detective avevano iniziato a considerare Robert un potenziale sospettato. Gli investigatori, indagando, avevano scoperto che non era il primo omicidio per questa famiglia. Infatti, quando Robert aveva 8 anni, suo fratello maggiore aveva fatto violenza e ucciso una donna con 98 coltellate. Corey ne aveva ricevute 101. Si riteneva che l'omicidio di Corey Parker fosse stato un omicidio imitato, ispirato dal fratello di Robert, ossia Patrick, che per l'appunto aveva ucciso questa donna 15 anni prima. I detective avevano deciso chiaramente di indagare più a fondo su Robert e avevano scoperto che si era trasferito a Easton, nel Maryland, con una donna che aveva conosciuto online. La polizia di Jacksonville quindi aveva contattato la polizia di Easton, chiedendo loro il permesso di andare lì, perché volevano cercare di ottenere un campione di DNA da Robert. I detective erano consapevoli che, molto probabilmente, Robert non avrebbe mai fornito il campione di DNA volontariamente. Così la polizia l'aveva convocato in centrale per parlare di un altro crimine in cui pensavano fosse implicato. Inizialmente avevano offerto a Robert una bottiglia d'acqua, aspettando che lui bevesse, ma Robert non aveva bevuto. Poi gli avevano offerto una sigaretta che Robert aveva fumato, però non aveva lasciato il mozzicone lì sul posacenere. Piuttosto l'aveva preso e se l'era infilato dietro l'orecchio. Infine i detective gli avevano anche chiesto di riempire dei moduli e di sigillare la busta. Robert quindi aveva alzato lo sguardo per poi dire: è la terza volta che cercate di farmi posare le labbra su qualcosa. L'acqua, la sigaretta, ora la busta. Sapete che c'è? Chiudetela voi. Robert a questo punto se n'era andato dalla centrale e i detective avevano capito che non era assolutamente un ragazzo stupido, anzi tutt'altro. Ottenere un campione di DNA da Robert non si era rivelato affatto semplice. A questo punto i detective avevano deciso di mettere sotto sorveglianza Robert sul suo luogo di lavoro. Era solito uscire ogni 45 minuti al parcheggio sul retro per fumare una sigaretta, ma anche in questo caso metteva sempre il mozzicone della sigaretta dietro l'orecchio. Il capo di Robert, John Garuffi, aveva detto agli agenti che Robert era diventato effettivamente molto paranoico. Al lavoro era solito conservare i mozziconi delle sue sigarette in un sacchettino della spazzatura che poi a fine lavoro portava a casa con sé. Ma a distanza di qualche giorno, durante una pausa sigaretta, a seguito di un'acquazzone, Robert aveva commesso un grave errore, ossia, senza pensarci troppo, aveva sputato per terra. La polizia quindi aveva raccolto quella saliva con un cotton fioc e un paio di settimane dopo la polizia di Jacksonville aveva ricevuto una chiamata dall'FBI di Washington. La saliva di Robert combaciava con la radice del capello trovato sulla scena del crimine. A questo punto la polizia sapeva che era lui il sospettato. Grazie al riscontro del DNA la polizia aveva arrestato Robert. Lo avevano interrogato e il detective gli aveva detto: Robert, non ho abbastanza prove materiali per accusarti dell'omicidio di Corey Parker, ma voglio darti la possibilità di raccontarmi esattamente cosa è accaduto. Robert aveva ribattuto: in che senso cosa è accaduto? No, aspettate. Intanto voglio dire alle telecamere che le prove che avete sono cavolate. Non ho fatto niente, io non ho ucciso nessuno, non potete avere prove. È impossibile perché non sono stato io, non posso ammettere qualcosa che non ho fatto. Non risponderò ad altre domande, quindi non fatemene proprio altre. Robert era stato arrestato e accusato dell'omicidio di Corey Parker nel novembre del 2000. Sebbene Robert non avesse confessato il delitto, la polizia aveva utilizzato le prove forensi per ricostruire l'ultima notte in vita di Corey. Robert probabilmente spiava Corey, quindi sapeva quando entrava e quando usciva da casa. Inoltre era molto probabile che l'assassino, quindi Robert, fosse già nell'appartamento prima dell'arrivo di Corey. Durante il processo l'accusa mette in evidenza che Robert viveva in un appartamento a 35 metri di distanza dall'appartamento di Corey. L'appartamento di Robert era al primo piano, quello di Corey era il piano terra dell'isolato di fronte, quindi Robert aveva una visuale diretta della
nell'appartamento di Corey, l'accusa è straconvinta che Robert la guardasse mentre si preparava per la sua serata prima del ringraziamento. Corey era stata trovata senza vestiti e in una posa alquanto esplicita, quindi anche se non erano state trovate delle prove di un'aggressione intima, credevano che il movente dell'omicidio in effetti fosse di natura intima. La sorella di Robert aveva detto peraltro che quando Robert viveva con lei, a volte si svegliava durante la notte e lo trovava davanti a lei a fissarla. Oppure spesso rimaneva alzato fino a tardi, molto tardi, per guardare dei video piccantini. L'accusa aveva detto alla corte di ritenere che un accendino trovato nella camera di Corey appartenesse in effetti a Robert. Era chiaramente un caso che gli fosse caduto dalla tasca proprio durante la lotta con Corey. Quell'accendino era stato in effetti trovato accanto al corpo di Corey. Corey non fumava e l'ex ragazza di Robert, una ragazza di nome Heather Champion, aveva testimoniato che l'accendino zippo in effetti assomigliava a quello di Robert. Robert, peraltro, aveva detto ai suoi amici che da parecchi giorni stava fantasticando su una ragazza della porta accanto. Robert aveva testimoniato al suo processo dicendo alla corte che non conosceva Corey. Insomma, lui non l'aveva mai vista prima. Quando aveva notato la polizia nella zona, il giorno dopo il ringraziamento, aveva pensato che stessero cercando delle persone che avevano della merce non troppo legale. Per quanto riguarda l'accendino, Robert aveva sostenuto chiaramente che quell'accendino non era il suo e aveva affermato di avere in realtà uno zippo con incisa una croce celtica e non l'accendino della National Air Traffic Controls Association, che per l'appunto era stato trovato nell'appartamento di Corey. L'avvocato di Robert, Patrick McGuinness, aveva sostenuto che tra le altre prove c'era una raccolta di numerose impronte digitali che non appartenevano né a Robert né a nessun altro. La difesa aveva anche sollevato interrogativi sulla gestione delle prove da parte dei funzionari e aveva chiesto se potevano assicurargli che quelle prove erano state conservate adeguatamente. Il 9 maggio del 2005, dopo appena 45 minuti di deliberazione, la giuria aveva ritenuto Robert colpevole di omicidio e l'aveva condannato all'ergastolo. Robert aveva più volte chiesto un nuovo processo, sostenendo che le prove erano state manomesse, ma non gli hanno mai concesso nessun nuovo processo. Ad oggi, Robert nega ancora di aver ucciso Corey. Detto questo, ragazzi e ragazzi, io ho finito di parlare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere quello che volete su questo caso, lo conoscevate già. Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Nel frattempo, ragazzi, io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Mi raccomando, però, non fate nulla di criminale. Ciao ragazzi, ciao ragazze.